Da ieri 5 giugno 2023 circola la notizia che c'è stato un accordo tra l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e l'Unione Europea per istituire un Green Pass permanente a livello mondiale. In rete si trovano pareri discordanti sulla questione, perché c'è chi subito ha detto: ah, adesso il Green Pass sarà per sempre, non potremo fare più niente, saremo costretti tutti a fare la pozione. E c'è chi invece dice: attenzione, perché questo certificato è leggermente diverso da come viene descritto da alcuni. Come facciamo quindi per sapere la verità? Andiamo nel sito della Commissione Europea e leggiamo cosa ci dicono loro. Eccoci qua. Comunicato stampa del 5 giugno 2023. Rappresentanza in Italia. Sanità digitale, la Commissione e l'OMS lanciano una storica iniziativa per rafforzare la sicurezza sanitaria globale. Questa sicurezza sanitaria globale. Fino a 3 anni fa andava tutto bene, adesso invece bisogna rafforzare la sicurezza sanitaria globale. Mimar, ma ti rendi conto che c'è stata una pandemia, c'è stato un virus? Sì, ok. Ho trascritto il testo perché fosse più leggibile. Cominciamo. Nel giugno del 23, questo mese, l'OMS adotterà il sistema di certificazione COVID digitale dell'Unione Europea per istituire un sistema globale che contribuirà ad agevolare la mobilità a livello mondiale e a proteggere la popolazione dalle minacce sanitarie attuali e future. Cosa ci sta dicendo? Che quindi l'OMS adotterà il sistema di certificazione COVID istituito dall'Unione Europea e lo estenderà a tutto il mondo. Qual è lo scopo? Proteggere la popolazione dalle minacce sanitarie attuali e future, perché nuove pandemie sono dietro l'angolo. E ricordate che loro lo fanno solo ed esclusivamente per il nostro bene. Si tratta del primo elemento costitutivo della rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, che svilupperà un'ampia gamma di prodotti digitali per garantire a tutti una migliore salute. Quindi è il primo passo, poi arriveranno altri prodotti. L'iniziativa, basata sulla strategia globale dell'Unione Europea in materia di salute e sulla strategia globale degli Stati membri dell'OMS in materia di sanità digitale, fa seguito all'accordo del 2 dicembre 2022 firmato dalla commissaria Kyriakides e dal direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, sempre nomi facili, volto a consolidare la cooperazione strategica sulle questioni sanitarie globali. Quindi il 2 dicembre del 22 è stato firmato un accordo tra l'Unione Europea in sostanza e l'OMS, per che cosa? Per consolidare la cooperazione strategica sulle questioni sanitarie globali. Bisogna muoversi assieme perché qua bisogna lottare contro... avete capito, no? In questo modo si rafforza ulteriormente un solido sistema multilaterale imperniato sull'OMS, alimentato da una forte UE alla francese. Il partenariato, l'accordo, prevederà una stretta collaborazione nello sviluppo, nella gestione e nell'implementazione del sistema dell'OMS, beneficiando dell'ampia competenza tecnica della Commissione Europea nel settore. Quindi la Commissione Europea mette a disposizione le sue competenze e l'OMS si occuperà dell'implementazione del sistema, la realizzazione. Un primo passo consiste nel garantire che gli attuali certificati digitali dell'Unione Europea continuino a funzionare efficacemente. Un sistema dell'OMS globale che si basa sul lavoro compiuto dall'Unione Europea. Uno degli elementi chiave dell'attività dell'Unione Europea nella lotta alla cosa è stato il certificato verde, e già qui mi permetterei di dissentire. Comunque, lasciamo perdere le polemiche. Per agevolare la libera circolazione al suo interno, l'Unione Europea ha rapidamente realizzato i certificati, i Covid, eccetera, sulla base di tecnologie standard open source, e open source è un termine informatico che vuol dire che è aperto a tutti, cioè chiunque può intervenire per modificare. I certificati consentivano anche il collegamento di paesi terzi che rilasciano certificati conformi alle specifiche EUDCC e si sono convertiti nella soluzione più utilizzata in tutto il mondo. Ok?
Quindi sostanzialmente il certificato creato dall'Unione Europea, che poi è stato esteso anche a paesi terzi, è stato il migliore in assoluto e quindi adesso bisogna utilizzarlo in tutto il mondo. Dall'inizio della pandemia, l'OMS ha avviato un dialogo con tutte le sue regioni per definire linee guida generali per tali certificati. Per contribuire a rafforzare la preparazione sanitaria globale di fronte all'aumento della minaccia, solita storia, l'OMS sta istituendo una rete globale di certificazione sanitaria digitale fondata sulle solide basi del quadro, dei principi e delle tecnologie aperte, ecco la traduzione di open source, dell'Unione Europea DCC, certificato digitale. Grazie a questa collaborazione, l'OMS agevolerà questo processo a livello globale nell'ambito della propria struttura, con l'obiettivo di consentire al mondo di beneficiare della convergenza dei certificati digitali. Il processo comprende la definizione di norme, la convalida delle firme digitali per prevenire le frodi. In tale contesto, l'OMS non avrà accesso ai dati personali, che continuerebbero a essere di esclusiva competenza dei governi. Il primo elemento costitutivo del sistema globale dell'OMS sarà operativo nel giugno del 23, questo mese, e dovrebbe essere progressivamente sviluppato nei prossimi mesi, ok? Un partenariato digitale a lungo termine per garantire a tutti una migliore salute. A lungo termine, per garantire una migliore salute a tutti. Come vi ho detto, lo fanno per il nostro bene. D'altronde la salute è la cosa più importante. Mamma, ho preso un brutto voto a scuola. Vabbè, dai, l'importante è la salute. Purtroppo adesso devo portare la macchina dal meccanico che c'è qualche problemino. Vabbè, dai, l'importante è la salute. Cosa c'è che sei triste? Mi ha lasciato il fidanzato. Ma non ti preoccupare, la vita continua, l'importante è la salute. E l'OMS lo sa benissimo, l'importante è la salute. Per facilitare l'adozione di questi certificati digitali europei da parte dell'OMS e contribuire al suo funzionamento e ulteriore sviluppo, la Commissione Europea e l'OMS hanno convenuto di formare un partenariato nel settore della sanità digitale. Accordo, collaborazione. Questo partenariato si adopererà per sviluppare il sistema dell'OMS a livello tecnico, con un approccio graduale, per coprire ulteriori casi d'uso che potrebbero includere, ad esempio, la digitalizzazione del certificato internazionale di pozione o profilassi. Ok? Quindi potrebbero includere, non è detto che ci sia. Ampliare tali soluzioni digitali sarà essenziale per garantire una migliore salute alla popolazione di tutto il mondo. Questa cooperazione si basa sui valori e i principi condivisi della trasparenza e dell'apertura, della inclusività, della responsabilità, della protezione dei dati e della privacy, della sicurezza, della scalabilità a livello globale e dell'equità. Wow! La Commissione Europea e l'OMS collaboreranno per incoraggiare la massima diffusione e partecipazione a livello globale. Quindi sarà un incoraggiamento. Come viene descritto qua, io ti voglio incoraggiare. Poi bisogna vedere che sistemi utilizzeranno per incoraggiare, perché se l'incoraggiamento alla Draghi o ti bazzini o non lavori, insomma, non va tanto bene. Particolare attenzione sarà prestata alle pari opportunità di partecipazione dei soggetti più bisognosi, ossia i paesi a basso e medio reddito. Ma quelli vanno aiutati, poverini! E questo è quanto. Quindi, come vedete, si parla del Green Pass europeo, quello di cui abbiamo parlato fino allo sfinimento, presente nel regolamento 953 del 2021 e che serviva semplicemente per la libera circolazione all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Quindi il certificato è quello per spostarsi. Poi è chiaro che bisogna vedere in che mani finisce, perché anche quello lì, poi quando è finito nelle mani di Mr. Draghi e Robertino, è diventato un lascia passare per fare qualsiasi cosa. Fate le vostre deduzioni. Il comunicato stampa termina con tre pareri. C'è il parere di Thierry Breton, il commissario per il mercato interno, che dice: con quasi 80 paesi e territori collegati al certificato Covid dell'Unione Europea, l'Unione ha fissato uno standard globale. Il certificato dell'Unione non solo è stato uno strumento importante nella lotta alla pandemia, e qua mi permetto di dissentire, ma ha anche facilitato i viaggi e il turismo internazionali. Sono lieto che l'OMS si basi sui principi di
tutela della privacy e sulla tecnologia all'avanguardia del certificato dell'Unione per creare uno strumento globale utile per la lotta alle pandemie future. Abbiamo un quadro già più chiaro. Ci viene detto che è servito nella lotta contro la terribile malattia e sappiamo tutti che non è vero, perché i possessori di quello strumento potevano contagiarsi e contagiare. E poi dice che è uno strumento globale che servirà per la lotta alle pandemie future. Il problema è che se poi verrà inoculata una sostanza che non previene il contagio, siamo punte da capo. Adesso sentiamo il parere del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. Sulla base del grande successo ottenuto dalla rete di certificazione digitale dell'Unione Europea, l'OMS mira a offrire a tutti i suoi stati membri l'accesso a uno strumento sanitario digitale open source, tecnologie aperte che dicevano, fondato sui principi di equità, innovazione, trasparenza, protezione dei dati e privacy. I nuovi prodotti sanitari digitali in corso di sviluppo mirano ad aiutare le persone di tutto il mondo a ricevere servizi sanitari di qualità in modo rapido e più efficace. E infine il parere di Stella Kyriakides, la commissaria per la salute e la sicurezza alimentare. Il certificato Covid è stato uno strumento essenziale per viaggiare in sicurezza durante la pandemia di Covid. Si tratta del simbolo di un'Unione Europea della Salute che può apportare benefici tangibili ai cittadini. Grazie a questo storico partenariato con l'OMS potenzieremo l'innovazione dell'Unione Europea nel settore della sanità digitale per consentire a tutti i cittadini di spostarsi in sicurezza in tutto il mondo. Vedete che ancora una volta si parla di uno strumento che serve solo per la circolazione, per spostarsi in tutto il mondo. Quindi uno dice, va, io sto bene nella mia cittadina, nel mio paesello italiano, non voglio girare il mondo, a me non interessa. Sulla carta è così, ragazzi, è così, viene venduto così. Vi ripeto, anche il primo certificato era stato venduto così. Bisogna vedere poi in che mani va e se i governi avranno ancora una volta libertà di azione come è stato per... E lo sapete. Non esiste un partner migliore dell'OMS per portare avanti il lavoro che abbiamo cominciato nell'Unione Europea e sviluppare ulteriormente soluzioni globali in materia di sanità digitale. E questo è quanto. Spero che ora sia chiaro a tutti. Ripetiamo, sulla carta è una cosa tranquilla, perché si può accettare o no. Si parla, no, di incoraggiamento, quindi non di obbligo. Si parla di un certificato che serve solo a spostarsi, ok? Poi vedremo. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.